Allora, buongiorno a tutti, e grazie a tutti di essere venuti in questa giornata particolare. Insomma, festeggiare il 1° maggio in maniera un pochettino alternativa non è semplice, quindi grazie di averlo voluto festeggiare insieme a noi sui luoghi particolari, insomma, del nostro caro Don Tonino. Grazie soprattutto agli amici che sono venuti un pochettino da lontano, che sono andati presto. Grazie a Donato e Daniele che hanno permesso insieme a me di organizzare questa giornata. Speriamo innanzitutto che riesca nel migliore dei modi. Don Tonino era una persona, insomma, fantastica. Qui abbiamo il fratello, uno dei due fratelli, Grifone. E ora ci spiegherà un pochettino lui. Noi l'anno scorso abbiamo messo una targa, insieme a tutti i ferrovieri, macchinisti e capotreno che sta, diciamo, nel cimitero, e ogni volta che passiamo lo salutiamo suonando, quindi il fischio del treno è sinonimo del saluto che noi utilizziamo fare al nostro caro Don Tonino. Don Tonino amava molto il treno, lo raccontava spesso anche Trifone. E si faceva portare anche negli ultimi anni della sua malattia spesso in stazione a fare un tragitto con il treno, quindi lo amava molto il treno, e in molti suoi libri, diciamo, lo rievoca. Per questo, diciamo, noi ferrovieri siamo così legati a Don Tonino. E Trifone oggi appunto ci spiegherà un pochettino chi era Don Tonino, perché è rimasto così nel cuore delle persone, chi era il fratello Don Tonino e perché si ancora oggi, diciamo, c'è questa zona di santità su Don Tonino. Io voglio dire buongiorno e grazie a tutti. Grazie soprattutto perché, come ha detto Gabriele, dico, non c'è treno che passi vicino alla stazione, vicino al cimitero, che non hanno veramente, è una cosa bellissima, e questa è una cosa che per me fratello Tonino rimane nel cuore. E Tonino era un nostalgico, appunto, come diceva Gabriele. Ricordo benissimo, durante il periodo della sua convalescenza, siccome col treno era quasi familiare, Tonino andava sempre a Ugento, ma non studiava, e poi con la mamma, con nostra madre, quindi ha un feeling proprio grazie a Donato, c'è una taglia bellissima anche al cimitero. Io sono contentissimo. Io mi sto chiedendo, forse hanno dato, abbiamo dato troppo disturbo per voi che siete voluti venire così a conoscere Tonino, è una cosa bellissima. Io questo lo dico spesso e volentieri, di tutto quello che sta succedendo intorno a noi, non siamo orgogliosi, ma gioiosi sì. Ecco, di una cosa però sono orgoglioso, che quando è morto Tonino, dopo 25 anni che ha fatto il prete, 10 da vescovo, è morto che non aveva una lira, non teneva niente, non teneva una casa. Questa casa noi l'abbiamo comprata dopo come fondazione, dove l'ha comprata nostra madre ed era sua, e l'ha voluta donare così alla parrocchia, che poi è sotto la fondazione Tonino Bello. E la cosa veramente bella, sapete qual è? Che il giorno del funerale, quel 22 aprile del 93, uscendo dalla chiesa, abbiamo visto 50-60 mila persone, e non è veramente una cosa. E mi sono chiesto dentro di me, ma che ha fatto Tonino perché tutta la gente, ma non pensate, c'erano gente credenti, non credenti, coti, gente non cota, giovani, vecchi, tutti, la maggior parte di quelli che ho visto io piangere. Però dopo mi sono reso conto di quello che è stato Tonino, ha voluto bene alla gente,
subito dopo. Sapevamo noi di Tonino che era una persona squisita, accogliente, amorevole, che voleva bene a tutti, però non sapevamo noi che fosse veramente così. Abbiamo, sapete quante cose stiamo imparando adesso, mano a mano, che la gente incomincia a venire qui, è una cosa bellissima. Guardate, dopo 26 anni ancora non viene dimenticato Tonino. Certe volte veramente ti viene da pensare, ma che ha fatto Tonino? Perché la gente è così presa da questo? Dico, Donato lo sa, e quando mi vuole trovare sicuro la casa mia comunque è sempre aperta, ma mi trova sempre al cimitero. Sono 26 anni che dico, di questo devo ringraziare il Signore, perché sto bene. E io oggi sono felice di essere con voi e in mezzo a voi, è una cosa bellissima. E poi una cosa che diceva sempre che Tonino, e la voglio ribadire anche a voi, cercate di essere buoni e bravi con la gente, soprattutto. Immagino che in mezzo a voi ci sia anche qualche controllore, no? Dico, state attenti, cercate di essere magnanimi con la gente. Cercate di leggere e di capire i volti della gente che ha bisogno veramente. Non siate inflessibili. Certe volte c'è tanta gente magari che fanno i furbetti. Vabbè, a proposito di questo, io vi voglio dire una cosa, siccome andavano sempre in episcopio, ma che sapevano ormai Tonino come la pensavano, e chiedevano i soldi, c'erano dei preti che facevano, ma Don Tonino, quello se ne dà a donne, quello va a petto, però su 10 persone che vengono, una ha bisogno veramente. Come faccio a conoscere io questa persona che ha bisogno veramente? Per cui di tutti. Quindi mi raccomando, cercate di essere bravi e buoni soprattutto, e grazie ancora, perché volete davvero, io sento sempre la lettorina quando passa. È una cosa che non possiamo dimenticare, è una cosa bellissima, veramente. Io so dire a pulire al cimitero, però vi sento sempre. Grazie di tutto, e soprattutto per la vostra venuta, grazie veramente di cuore. Guarda, io ripeto, non ho niente da darvi, se non queste cose. Veramente è una cosa bellissima quello che avete fatto e che farete ancora. Sono convinto di una cosa, che voi con il vostro esempio darete, e poi vi voglio dire, darete sempre lustro alla gente. E poi soprattutto una cosa, Tonino lo diceva sempre, forse lo dovrei imparare anche io: amate i poveri, perché è da loro che viene la ricchezza. E veramente in tutto questo, ma riflettendo alle parole, sono veramente dei segni che uno veramente, veramente ha bisogno di vedere e di ascoltare. Poi vi voglio dire un'ultima cosa e finisco subito, anche perché non sono molto bravo io a parlare. Sapete quanta gente passa di qua? 6-7 mesi fa è venuto con un amico ad Alessano, molti di voi penso lo conosceranno, Pippo Franco, no? E ho visto che stava telefonando, mi guardava e mi rideva. Ho pensato che volesse parlare con me, e ha preso al cimitero, questo succedeva, ha preso il telefono e l'ha appoggiato vicino a una scultura, dove c'è scultura, un'immagine di Tonino in pietra. E io ho
detto, dico, c'è il telefono che l'avete lasciato aperto, ma c'è mia moglie che sta parlando con il dottor Dio. Quindi è una cosa bellissima, la gente adesso vengono preparati, non hanno bisogno di, vengono anche da soli in coppia di fidanzati. Ripeto, per me è una cosa bellissima vedere questa gente che si inginocchia sulla tomba di Tonino, che sta a pregare sulla tomba di Tonino, vedere soprattutto, guardate, non soltanto donne, ma anche gente, uomini anziani e giovani che pregano e parlano con Tonino. Grazie veramente di cuore di tutto quello che fate e di tutto quello che farete. Grazie soprattutto per la vostra bontà e perché vi ricordate sempre di Tonino quando passate dalle sole. Grazie. Grazie a te, Simone, per la tua amicizia e per la testimonianza che c'è. Grazie di cuore. Allora, vediamo un attimino. Sì. Sì. Facciamo un giro a vedere la casa di Don Tonino Nativa e poi andremo a messa alle 11. Marcello. E questa è la bandiera della pace e qui c'è la firma di Tonino, eh? Don Tonino bello, eh? Sì. Io sono andato qua, sì. La bandiera della pace perché andarono a Sarajevo. Sì, Sarajevo. Rifone. Affrontarono la guerra. Il mio collega, amico capotreno. È venuto qui a Roma. Eccolo. Giuseppe, ma io ho trovato la mia catechista di quando ero bambino. Grazie.
c'è quello che provo. Che loro hanno fatto la ventolata. Pensavo... No. Adesso non c'erano un sacco di fotografie di Rosario. No, dovrebbe essere Santa Beretta Molle. No, no. Che fece a mano
si portò penne, libri, ha detto non ce la farai, ha detto, ma incominciò a dire qualcosa, cos'era il tumore, perderai tutti i capelli, basta che non perdere. Quindi stava sempre lì a ribadire queste cose. E poi secondo me la cosa più bella è stata quella, come ho detto sempre, che Tonino era un nostalgico, no? Forse lo sapete già questo fatto, ma io lo dico sempre, non so se a mio fratello, una sera lo dovevo accompagnare perché dovevo parlare da Santa Maria di Leuca a Rufano, un paese qua vicino, e passando c'era un boschetto, era il mese di luglio, pomeriggio, musicale, che sognavano proprio, ha detto lui, Trifone o Marcello, non ricordo chi fosse di lui, quando mi registri questo canto del musicale, e abbiamo detto, ma ce ne stanno tanti, però non canto. Per dire Tonino veramente apparteneva al territorio, infatti non so quanti di voi abbiano visto il cimitero, non lo so, dico grazie Cesare. Queste le do a Donato, no? Bene, così ci penso poi a sistemare. Beh, andiamo a parlare. Sì, andiamo. Cesare, ci pensi tu allora? Una parte sono tuoi, di Tonino, non sarebbero presi e portati qua. Poi sicuramente tutti i sei grande, sei grande. No, tu sei grande, tu come tuo fratello. Questa macchina. Stavo dicendo che questi saranno libri che chiaramente tuo fratello. Ma c'è di tutto. Sì, Tonino leggeva di tutto, non solo libri di chiesa. Vi permetto. Don Tonino era dottore in che cosa? In teologia. In sacra teologia. E quindi ha preso il dottorato. Sì. Il baccellerato, il. Sì. E sapete con chi ha fatto una parte di e Montini c'era il. Addirittura nella commissione. Sì. Poi a Roma. Ma lui poi andò pure, no, al Concilio Vaticano II, fu portato allora, dal vescovo. Ma no? Prete era allora. Prete da poco. Bella veramente sta. E poi la cosa principale, va bene, Tonino è stato un uomo di Dio, un uomo di Chiesa, ma dico c'è anche lo zampino di nostra madre, però principalmente c'è lo zampino del Signore, perché è lui che l'ha voluto così, non c'è niente da fare, sì la mamma era brava, buona, però ecco, la cosa fondamentale e concreta è utile, sì, dico hanno preso dall'educazione familiare, non sai, tutto quello che vogliamo, però se ci mette la mano è sempre lui, è sempre Gesù Cristo, non c'è niente da fare.
in tutto e per tutto. E noi siamo grati veramente di questa gioia veramente che Tonino e la mamma ci ha dato, ci hanno impartito tutti e due, tanto Tonino quanto la mamma, a me e a Marcello. La cosa bella, sapete qual è? Vi dico una cosa, veramente, che l'altro fratello mio è molto, dico, ha dei problemi fisici, è costretto un giorno sì e un giorno no ad andare in ospedale, è stato operato anche al cuore, cioè dei pacemaker, però è dei dolori accusa fortissimi, però è molto sereno. Ecco, la cosa bella di tutto questo, la serenità, dico, volenti o nolenti bisogna accettarli sempre, non c'è nulla da fare, però è diverso sapere accettare le cose con una certa dignità. Trifone, Marcello ha scritto un libro, no? Sì. Ecco, di che tratta? Va bene, siccome lui andava sempre sulla tomba, no? E faceva dei pensieri suoi, quello che sa. Sulla tomba proprio. Sì, sulla tomba. Ci sono dei ricordi, ma dico, io l'ho letto già, è molto bello. Non ti dico niente, sennò ti tocca. Certo. Comunque, certo. Veramente. Grazie veramente di cuore di tutto. No, grazie a te ancora per tutto quello che siete. Ci dai queste testimonianze che per noi sono veramente edificanti. Grazie, grazie perché avete voluto sacrificare una giornata. Sacrificare? No, ma non dire anche che scherzo. Va bene. Sì, sacrificare. Dico, è una cosa. Gli amici sono venuti dal Barese, sono venuti. Sì, sono contentissimi, sono. Tutti siamo contenti. Siamo tutti contenti. Siamo tutti io contenti. Vi ringrazio di cuore. No, grazie a te ancora. È lui che ci sta dando. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del tuo andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Rinnovo il mio benvenuto al carissimo Don Vito, a tutte voi consacrate e a tutti i ferrovieri che ormai per tradizione in questo giorno tornano ad Alessano per trattenersi in preghiera presso la tomba di Don Tonino e tutti insieme vogliamo un po' rivisitare la sua spiritualità. Ringraziando il Signore per il dono di questa persona,
perché ha amato in modo straordinario il Signore e lo ha riconosciuto negli uomini, in ogni persona che ha incontrato, partendo dagli ultimi, accogliendo, mettendo a proprio agio, dando una mano perché ognuno apprezzasse quanto aveva ricevuto dallo Spirito e vivendo il grembiule imparasse a servire. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Ecco, questo è stato il programma di vita che Don Tonino ha lasciato trasparire da prete, da vescovo. Nell'ultima omelia, quando lui faceva la chemio a Bari, veniva poi per riposarsi ad Alessano e finché ce l'ha fatta celebrava qui insieme con noi in chiesa. La domenica gli facevo celebrare la messa dei giovani, quella delle 9:30. Erano presenti, sono presenti a quella messa soprattutto i giovani ragazzi. E allora Don Tonino nell'ultima omelia dice ai giovani: sapete chi è il credente? È l'uomo di Dio. Ma voglio dire due parole anche ai ferrovieri. Grazie per essere venuti, non è il primo anno, ormai è un appuntamento che voi avete scelto. Ecco, Don Tonino, che voi vi portate nel cuore, in modo particolare protegga le vostre famiglie, guardi i vostri figli, li benedica e li aiuti ad essere se stessi. Vedete, quello che conta è che ognuno di noi, con il proprio temperamento, con la propria individualità, si lasci raggiungere dall'amore del Signore. Questo, insieme con Don Antonio, auguriamo a tutti voi, dal primo all'ultimo, e grazie di essere venuti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, glorificate Dio con la vostra vita e andate in pace. Regina celile, alleluia, qui per lui si alleluia, le si codisit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Il cavalletto non ci ha messo da qualche parte, poi faremo la foto vicino a Don Tonino. Thank you.
siamo tutti, siamo. Gabriele, siamo tutti. Dobbiamo aspettare. Aspettiamo qualche. Intanto, ricordatevi i numeri dei foglietti che vi ho dato. Io devo cominciare. Sì. Poi chiaramente leggerai, queste sono tutte frasi e preghiere di Don Tonino Bello. Che numero c'è? Il numero 1? Il numero 2 chi è? Il numero 2? Ma manca qualcuno ancora? Ah, ecco, numero 2. Numero 3? Ecco. 4, 6, Antonio. E c'è. Vediamo se spinge. Venite di qua. Ci sale pure al freddo, Antonio. Bene, tanto allora, è pulito, vi potete sedere, tranquilli. Se volete rimanere comunque. Ma in effetti è meglio non. Allora adesso leggeremo, come abbiamo detto prima, delle frasi di Don Tonino. Ho messo dei numeri. Il numero 1 si può avvicinare, legge la frase, un attimo di silenzio e poi si pensa subito al numero 2, eccetera, eccetera. Va bene? Ok? Ci dobbiamo mettere là davanti. Ha detto come volete. Amare, voce del verbo morire, significa uscire da sé, dare senza chiedere, essere discreti al limite del silenzio, desiderare la felicità dell'altro. Siate chiesa nuova, aperta e lontani. Sentitevi fortemente solidali con quella porzione di mondo che dalla vostra parrocchia ci passa di striscio. Amatela quella porzione di mondo, non giudicatela. Contagiate i più lontani con la trasparenza delle vostre scelte, intonate alla logica del Vangelo. Ama la gente, i poveri soprattutto e Gesù Cristo. Se fate distinzioni di persone, commettete peccato. Se privilegio c'è da fare, privilegiate chi soffre di più. Oggi dovremmo chiedere al Signore la grazia della parresia evangelica, anzitutto per le nostre chiese, perché riscoprano la loro missione profetica e non tacciano di fronte alle violenze perpetrate sui poveri, perché sappiano intervenire con coraggio ogni volta che vengono violati i diritti umani. Ecclesiologia divina, cioè secondo il cuore di Dio, è la Chiesa che serve, la Chiesa povera, la Chiesa che comprende gli uomini e cammina con essi, la Chiesa che sa comprendere anche le debolezze del cuore umano, la Chiesa che si pone al servizio, la Chiesa che capisce la povertà della gente e non risolve la povertà della gente con quattro parole. Siate di quelli che mettono in pratica la parola di Dio e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. L'unico Vangelo che oggi il mondo sa leggere è il libro della nostra vita. Non sa che farsene dei nostri vaniloqui,
Non lo interessano le professioni verbali, né si lascia incantare dallo splendore dei cerimoniali senza anima. Si fa sedurre solo dalle scelte concrete di una esistenza spesa per gli altri. Basilica maggiore o minore? Basilica minore è quella fatta di pietre. Basilica maggiore è quella fatta di carne. Basilica maggiore sono io, sei tu e questo bambino e quella vecchietta. Ricordati, Signore, di chi ha tutto e non sa che farsene, perché gli manchi tu. Scelta religiosa non significa chiusura in sacrestia per contare le candele, significa desiderio di lavare i piedi al mondo. Il Signore non ti chiederà né la tessera di partito, né quella delle acri e neppure quella della zona cattolica. Su di un punto soltanto ti giudicherà. Intorno a un capitolo verterà l'esame della tua vita, il capitolo della carità. Se la fede ci fa essere credenti e la speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti. Gesù non compie mai violazioni di domicilio, bussa e chiede ospitalità. Se gli apriremo la nostra casa ad offrirci qualcosa di straordinario. Il senso della vita, il gusto dell'essenziale, il sapore delle cose semplici, lo stupore della vera libertà. Il Signore, salvami dalla presunzione di sapere tutto, dall'arroganza di chi non ammette dubbi, dalla durezza di chi non tollera i ritardi, dal rigore di chi non perdona debolezze, dall'ipocrisia di chi sa dei principi e uccide le persone. Pregare significa innanzitutto aderire alla volontà di Dio, dichiararsi servo di Dio, mettere in pratica il Vangelo, entrare nella logica del Vangelo. In piedi, costruttori di pace, beati gli operatori di pace. Che cos'è la pace? È un cumulo di beni. È la somma delle ricchezze più grandi che un popolo, un soggetto possa godere. Pace e giustizia, libertà, dialogo, crescita, uguaglianza. Pace e riconoscimento reciproco della dignità umana, rispetto, accettazione dell'alterità come dono. Pace e solidarietà, che non è più uno dei tanti imperativi morali, ma è l'unico imperativo morale. E noi credenti chiamiamo anche comunione. Era l'ultima. 18. Solo quando avremo taciuto, noi, Dio potrà parlare. Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. Nel silenzio maturano le grandi cose della vita, la concezione, l'amore, il sacrificio. Quando il sole si eclissa pure per noi e il cielo non risponde al nostro grido e la terra rimbomba, cava sotto i passi e la paura dell'abbandono rischia di farci disperare, rimanici accanto. In quel momento rompi pure il silenzio per dirci parole d'amore e sentiremo i brividi della Pasqua. Amen. Spirito Santo, torna a parlarci. Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, torna a parlarci con accenti di speranza. Frantuma la corazza della nostra assuefazione all'esilio. Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. Dissipa le nostre paure, scuotici dall'omertà. Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare per i soprusi consumati sui poveri e preservaci dalla tragedia di dover riconoscere che le prime officine della violenza e dell'ingiustizia sono sbritate nei nostri cuori. Donaci la gioia di capire che tu non parli solo dai microfoni delle nostre chiese, che nessuno può menar vanto di possederti e che se i semi del Verbo sono diffusi in tutte le aiuole, è anche vero che i tuoi gemiti si
si esprimono nelle lacrime dei maomettani e nelle verità dei buddhisti, negli amori degli indù e nel sorriso degli idolatri, nelle parole buone dei pagani e nella rettitudine degli atei. Amen. Andiamo fino a Betlemme, andiamo fino a Betlemme come i pastori. L'importante è muoversi, e se invece di un Dio glorioso ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, non ci venga il dubbio di aver sbagliato il percorso. Il volto spaurito degli oppressi, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli uomini della terra sono il luogo dove egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. Mettiamoci in cammino senza paura. Ave Maria, Madre della Chiesa, aiutaci a guardare il mondo con simpatia e con l'audacia della fede. Amen. San Giuseppe, che hai conosciuto il peso della fatica e della stanchezza per sostentare Gesù e Maria, proteggi il nostro lavoro, allontana ogni pericolo, fa che non ci manchi mai il mezzo di provvedere dignitosamente alle nostre famiglie. Solleva l'angoscia degli disoccupati e l'affanno degli emigrati. Fa che nel rispetto dei diritti e della dignità del lavoro possiamo, sul tuo esempio, realizzare nella nostra vita i disegni che Dio ha su di noi. Amen. Coraggio fratello che soffri, c'è anche per te una deposizione della croce, c'è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schiodo dal legno la tua. Coraggio. Mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce. La terra riacquisterà i suoi colori. E il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. Amen. E l'ultimo donato? 23. Questa è un'invocazione intima che Don Tonino fa alla Madonna. Santa Maria, donna coraggiosa, tu non ti sei rassegnata a subire l'esistenza. Hai combattuto, hai affrontato gli ostacoli a viso aperto, hai reagito di fronte alle difficoltà personali e ti sei ribellata alle ingiustizie sociali del tuo tempo. Non sei stata, cioè, quella donna tutta casa e chiesa che certe immagini devozionali vorrebbero farci passare. Sei scesa sulla strada e ne hai affrontato i pericoli, con la consapevolezza che i tuoi privilegi di madre di Dio non ti avrebbero offerto isole pedonali capaci di preservarti dal traffico violento della vita. Perciò, Santa Maria, donna coraggiosa, tu che nelle 3 ore di agonia sotto la croce hai assorbito come una spugna le afflizioni di tutte le madri della terra, prestaci un po' della tua fortezza. Nel nome di Dio, vendicatore dei poveri, alimenta i modi di ribellione di chi si vede calpestato nella sua dignità. Alleggeriscici le pene di tutte le vittime dei soprusi e conforta il pianto nascosto di tante donne che nell'intimità della casa vengono sistematicamente oppresse dalla prepotenza del maschio. Ma ispira anche le madri lacerate negli affetti, dai sistemi di forza e dalle ideologie di potere. Tu, simbolo delle donne irriducibili alla logica della violenza, guida i passi delle madri coraggio, perché scuotono l'omertà di tanti complici silenzi. E quando suona la diana di guerra, convoca tutte le figlie di Eva, perché si mettono sulla porta di casa, impediscono ai loro uomini di uscire, armati come Caino ad ammazzare il fratello. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane con l'anima dei disperati, ma con serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio.
E se ci sfiora la tentazione di farla finita perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi, siediti sui nostri sconsolati marciapiedi, ripetici ancora parole di speranza. E allora, confortati dal tuo respiro, ti invocheremo con la preghiera più antica che sia stata scritta in tuo onore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta, così sia. Preghiera per la famiglia. Il compito della famiglia cristiana è quello di camminare nella storia come icona della Trinità. La famiglia è stata pensata da Dio come immagine della Trinità. Deve viverne perciò la logica di comunione, la quale, anche se insidiata dalle contraddizioni del peccato, costituisce il filo rosso che deve attraversare tutto il suo impegno. La famiglia non è stata pensata come immagine neutra della Trinità, da incorniciare o da chiudere nell'album, ma come immagine provocante, che provoca, cioè, gli uomini alla comunione, alla pace, alla convivialità delle differenze. La famiglia, proprio perché icona della Trinità, deve divenire il luogo dove si sperimentano le relazioni e quindi si recuperano i significati. Se oggi si vanno smarrendo i significati è perché si vanno atrofizzando le relazioni. Il senso delle cose, della vita, della morte, del dolore, della gioia, del lavoro, acquista spessore solo se si vive in un contesto di relazioni. Ora, se la Trinità è il luogo privilegiato delle relazioni, tant'è che i teologi definiscono le tre persone divine come relazioni sussistenti, anche la famiglia deve essere lo spazio in cui, vivendo l'uno per l'altro, vengono sbrecciati i gangli linfatici che usecernano le tossine di guerra, l'accumulo, il profitto, la carriera, il potere, la sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Amen. Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi il tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi con te, perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla. Vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'avventura della libertà. Vivere è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come te. Ma non basta saper volare con te, Signore. Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, impigliata nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con te. Soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, oh Signore, un'ala di riserva. Amen. Il fischio del treno che rompe nel silenzio eterno è la voce di chi ti vuole bene e rivolto al cielo dice:
grazie per la tua testimonianza evangelica. Resterai sempre vivo nei nostri cuori. Ciao Don Tonino. Gesù, siamo in prossimità del luogo dove riposa il tuo servo e nostro fratello Don Tonino. Sei tu, Signore, che ci hai voluto riunire. Ti ringraziamo, Signore, per averci fatto dono di questa giornata, con la collaborazione di Don Tonino, di suo fratello Trifone e di suo nipote Stefano. Grazie, Gesù, per averci fatto capire che noi ferrovieri non siamo sempre duri come il ferro, ma abbiamo anche un cuore tenero che sa percepire la tua presenza. Certamente non siamo dei santi, ma con il tuo aiuto possiamo percorrere la strada dell'amore verso Dio e soprattutto verso i fratelli, che sono il sacramento, cioè il segno della tua presenza. Aiutaci, Gesù, a riconoscerti nei fratelli che soffrono e che incontriamo ogni giorno nel nostro lavoro, sui treni, nelle stazioni. Aiutaci a liberarci da ogni pregiudizio che crea soltanto barriere e muri che si frappongono al tuo amore sconfinato. Gesù, ti chiediamo di benedire e proteggere il nostro lavoro, le nostre famiglie, gli utenti che utilizzano i nostri treni, coloro che sono qui presenti, venuti anche da lontano. Dona la tua luce e pace ai nostri cari defunti, a Donato e a tutti i nostri colleghi che sono visivamente scomparsi. Gesù, presentiamo a te le nostre personali preghiere, con i nostri affanni, preoccupazioni, sofferenze e speranze, nella certezza che tu non ci abbandonerai mai, perché sei e sarai sempre vicino ad ognuno di noi. Gesù, aiutaci a confidare sempre in te in ogni circostanza. Te lo chiediamo per intercessione del nostro fratello Don Tonino Bello, che è nella luce eterna al tuo cospetto. Amen. Adesso concludiamo con una benedizione, visto che non c'è il prete, la benedizione che ci farebbe Don Tonino, una preghiera appunto di benedizione di Don Tonino. Vi benedico da un altare scomodo ma carico di gioia. Vi benedico da un altare coperto da penombre, ma carico di luce. Vi benedico da un altare circondato da silenzi, ma risonante di voci. Sono le grazie, le luci, le voci dei mondi, dei cieli e delle terre nuove che con la risurrezione irrompono nel nostro mondo vecchio e lo chiamano a tornare giovane. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buon appetito a tutti. Anche i ferrovieri mangiano, eh? È molto. Ho pensato comunque, prima di andare via, di fare tutti insieme, magari su quella parte degli spalti, una fotografia. Se mi permetto, devi prendere la croce e tutti presenti. Ma io infatti, Tonino pure. Ma infatti qua mi devo mettere per fare la fotografia. Quindi portatevi tutti da quella parte. Hanno problemi perché tutti vogliono mettersi lì, sempre gli occhi. Allora vi prendete un pezzo, quindi questo qui è stato donato. I'm going to go to the hospital.
Una bella esperienza, un bel momento di riflessione per tutti quanti. Veramente siamo contenti. Grazie. Ai nuovi, ai vecchi, ai belli e ai brussi.
Un brindisi caloroso lo facciamo insieme, noi tutti, a chi ogni anno ci riunisce e coglie l'occasione di farci fare insieme a Don Tonino la nostra riflessione. Non è tra i macchinisti quello tra i più belli, ma la sua fede da anni ci fa chiamare fratelli. Dove sei? Adesso a chi il pranzo ha organizzato, possiamo sicuramente dire che bene abbiamo mangiato. Anche a chi in questo sempre presente, che difficile accada, ci faccia mai mancare niente. Bravo. A Grifone e alla sua moglie, un pensiero sincero, nelle sue parole l'amore del fratello, niente di più vero. Bravo! Ora basta, non mi dilungo, non voglio annoiarvi. Gli auguri di una serena vita voglio farvi, che sia ancora ricca di successi e soddisfazioni, arricchendola noi con le nostre buone azioni. Bravo, bravo. Buona vita a tutti. PS. PS sta per che cosa? PS. Dalla postazione qui, normalmente del resto al più grosso dedicata, la visione migliore per osservare tutti voi, a me riservata. Siamo belle persone, tutto qua. Ora invece, portaci in Serie A. Salute a voi! Salute a voi! E io vorrei fare un augurio particolare ai ragazzi. Ragazzi, tanti per la vostra. Però metterla non so riuscire a contenere ma la divisa io a fare festa pure io. È sempre per acqua acqua acqua. Grazie. Donato. Grazie. Grazie. Un'altra. Grazie. Grazie. Lo so. Nei due lati del... Avete maschi e femmine? 60 gradi. Tutti, tutti. Ah, uno si mette vicino alla porta in giù. Passiamo solo. Basta, fermo! Dai.
piccolo, fratello. Vicoli stretti, fratello, vicoli stretti. Eh sì. Vedete che vicoletto. Allora, sì. Stretto, piccolo posto. Ah, sì. Io direi per evitare il vostro luce di farvi una fotografia qui, ecco, come è così, dove sta Gennaro, una fotografia tutti lì, perché è tipo spazio. Esatto. Allora, che dite? Sì. Ah, Nicola, ok. Non da questo lato. No, perché c'è il contrasto con la luce. No, ci è profondo. L'ho mangiato, ma c'è uno posto. Ragazzo, no, va a pagare la faccia di fondo. Si mettono tutti in formazione. Michele, Vincenzo. Pronti? 10? No, 10. 9 allora. Può continuare ad aspettare. E ci fai la foto, Fatta? Allora mi raccomando, mi raccomando. 10 foto, Donato, 10. No, 10 e 8. Abbiamo 5 soltanto. Sì, ricordo. Mi raccomando, mettetevi, sorridete. Infatti. No, non tira lei. Dice, la faccio io. Andrea. Uno, due, tre, via. Non è fare 10 però. Mario, pure tu, alza le mani. Ognuno di noi faccia la foto. Allora mi sbaglio. Meno magra che ho sentito. Una volta ti rendi conto che mi devo fare la faccia. Allora, sai, il donato, ma non vuoi più donato.
che con l'autorità, la maestra. Allora, dopo che avvicinamento il produttore, e dice, però scherza, poi no, ti aggiunge, io era del saggente, era del saggente, era un montiano, e poi c'era un altro pure come del saggente, e c'era, tanto, c'era la canzone, mi dicevano gli amici, di lent'anno, dice, Rocco, è rimasta la storia questa cosa, Rocco Montinaro. Insomma, va bene, di qua qual è dove possiamo andare? Andiamo di qua e poi saliamo e ritorniamo in piano. Hai questo armadio? Scusate. Anche il cazzo di cuore, ma che è? Che facciamo? Vogliamo scendere o rimanere? Non lo so. Yeah, baby.
roba che quando cucino io viene, poi rimane comunque un passo in mezzo, cioè.